E adesso, ecco, raccomando, siccome abbiamo cominciato più o meno con un'ora di ritardo, raccomando 10 minuti. Buongiorno a Janine Granic, buongiorno, che è una suora della Chiesa Cattolica Romana, così trovo scritto qui, da più di 50 anni, e a un certo punto è accaduto, mentre era all'Università di Pennsylvania, dove stava laureandosi in filosofia, è accaduto di incontrare una persona omosessuale e quindi di essere, non so se così si può dire, convertita in qualche misura a un'interpretazione del Vangelo più larga. Dopo ha avuto dei richiami da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede, che le ha detto di smettere di occuparsi di queste cose, ma lei ha detto che non posso non continuare a battermi con le suore di Loreto per la comunità LGBT. E quindi sentiamo, tra l'altro, ecco, questo suo impegno documentato in un film, In Good Conscience, Il viaggio della fede di Suor Granic. Ecco, le chiediamo di raccontarci qual è stata l'esperienza di questo incontro che ha cambiato la sua vita e la sua vocazione. La comunità di fede si basa su cosa? Beh, si basa sulla parrocchia. E le nostre parrocchie quindi di che cosa hanno bisogno? Devono essere dei luoghi che accolgono le persone LGBT. Ecco, vi vorrei a questo punto proprio parlare del modo in cui le parrocchie possono appunto dare il benvenuto agli LGBT negli Stati Uniti. Beh, gli Stati Uniti è la quarta nazione cattolica al mondo, con circa 70 milioni di cattolici, quasi un quarto dei quali appunto prendono parte a, appunto, la religione cattolica. Abbiamo appunto tantissime parrocchie cattoliche, però solamente una piccolissima parte hanno degli spazi particolari che danno il benvenuto appunto alle minoranze sessuali. Nel 1977 abbiamo cominciato a pubblicare appunto un elenco di parrocchie di tipo welcoming, cioè che erano amichevoli nei confronti delle comunità LGBT. Per poter essere friendly dovevano avere appunto un mission statement che in qualche modo appunto fosse di apertura nei confronti degli LGBT, oppure che doveva sostenere le famiglie di omosessuali, di lesbiche o così via, oppure potevano anche avere magari, non so, dei ministri di culto che in qualche modo incoraggiavano e sostenevano le persone LGBT. Bene, abbiamo quindi cominciato a pubblicare questo elenco e allora non si parlava ancora di transgender e di bisessuale all'interno delle parrocchie, perché parliamo di molti anni fa, e non si parlava ancora dei bisessuali o dei transgender, e tra l'altro devo ammettere che non si parla molto di queste categorie anche oggigiorno. In quegli anni avevamo circa 40 appunto parrocchie amichevoli. 10 anni dopo, appunto, nella nostra newsletter invece erano già 145 queste parrocchie amichevoli, queste parrocchie friendly. Nell'ultimo decennio non c'è stato però nessun aumento apprezzabile nel numero delle parrocchie. Anche se queste parrocchie rappresentano solamente lo 0,8% del numero complessivo di parrocchie di tutti gli Stati Uniti, ebbene, nonostante ciò, sono però diventati dei veri e propri esempi su quello che deve essere veramente una comunità cristiana. Ebbene, vi vorrei concentrare a questo punto su una di queste parrocchie, la parrocchia di San Matteo nel Maryland, a Baltimora. Bene, una parrocchia, devo dire, molto diversa, sia da un punto di vista razziale, ma anche culturale, e financo anche teologico, con immigranti che provengono da più di 35 nazioni e che appunto appartengono alla parrocchia stessa. Sono membri che prendono parte in maniera molto attiva alla comunità, anche da un punto di vista sociale, ma anche per quanto riguarda proprio il sostegno internazionale nei confronti di tante diverse cause, tanti diversi problemi che hanno luogo in tutto il mondo. Ebbene, 5 anni fa, che cosa è avvenuto? Circa 12 appartenenti della parrocchia, assieme con il prete,
si sono riuniti per poter in qualche modo vedere in che maniera potevano offrire un'assistenza, un aiuto, magari ad una madre che aveva, non so, un figlio gay o una figlia lesbica. Quindi hanno creato un documento, l'hanno chiamato LEAD, questo documento. La L stava per LGBT, la E stava per educazione, formazione, la A stava per l'affermazione e la D invece stava per diversità. Quindi l'LGBT, l'educazione, l'affermazione e la diversità. Bene, questo documento quindi è stato pubblicato all'interno del bollettino della Chiesa e dopo ogni messa domenicale gli appartenenti alla parrocchia venivano coinvolti proprio nel parlare di questo documento, ma anche nel parlare delle loro storie personali. Bene, devo dire che queste riunioni hanno ricevuto la partecipazione di tantissimi appartenenti della parrocchia. Bene, dagli inizi la parrocchia di San Matteo, devo dire che ha sponsorizzato tantissime attività. Ad esempio abbiamo mostrato tanti film dopo il fatto di Stonewall, dopo l'11 settembre, tante anche conferenze sul bullismo, sul transgender, sulla tematica dell'AIDS e dell'HIV. Però ecco, è stata proprio la campagna sulla uguaglianza nel matrimonio che devo dire che ha ricevuto la maggiore risposta da parte della diocesi. La diocesi infatti era contro la legalizzazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Ebbene, il gruppo di San Matteo invece nella sua campagna includeva anche ovviamente delle campagne promozionali volte anche a promuovere questa tematica qui, per in qualche modo coinvolgere i cattolici a votare anche nelle consultazioni pubbliche per far passare appunto delle leggi che consentivano il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Hanno anche messo su un locale, su un giornale, appunto un grande numero di nomi, un elenco di nomi che appunto sostenevano, di persone che sostenevano i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Hanno anche creato una rivista che si concentrava su questo argomento, con un workshop anche che veniva svolto però non nella parrocchia ma altrove. Venivano poi tenuti degli incontri che si concentravano proprio su quel referendum che avrebbe avuto luogo di lì a poco, e però quei workshop sono stati cancellati perché uno dei vescovi della diocesi si era rifiutato e aveva detto che no, non dovevano aver luogo. Nella riunione successiva però i membri hanno parlato delle loro storie e il vescovo ha però risposto in maniera molto evasiva quando hanno affrontato la persona dell'LGBT, quando hanno parlato di amore, di famiglia, e nonostante ciò però il vescovo si è detto d'accordo che comunque si doveva continuare con il dialogo, e questo soprattutto proprio per via anche dell'attività di Papa Francesco. Nella riunione successiva però invece le cose sono andate in maniera molto differente, perché quella ha avuto luogo dopo il referendum, un referendum che tra l'altro ha avuto esito positivo, per cui c'è stata quella legge a favore proprio dei matrimoni dello stesso sesso. Bene, in quella seconda riunione però il vescovo è venuto e ha detto: ma avete vinto voi e abbiamo perso noi, voi parlavate di amore, di famiglia, di fare la cosa giusta, noi invece no. Noi parlavamo di altre cose ed infatti abbiamo perso. Ebbene, il gruppo riteneva che il suo commento francamente segnava un punto di svolta, perché di fatto il confronto a quel punto diventava veramente molto, ma molto più dinamico, molto più onesto. E nella terza riunione con il vescovo siamo riusciti anche a coinvolgere dei preti che volevano creare magari un ministero per l'LGBT all'interno delle loro parrocchie. Quindi abbiamo fatto questo, però l'abbiamo fatto solamente dopo ovviamente ricevere l'approvazione da parte dell'arcivescovo della diocesi, con una riunione della durata di circa 2 ore, che devo dire è stato molto attento a quello che veniva detto, perché ha ascoltato 25 genitori, tantissime coppie di omosessuali, ma anche eterosessuali e così via, alcuni
appartenenti alle parrocchie ritenevano che non potevano divulgare apertamente il fatto che erano omosessuali perché magari avrebbero perso il lavoro, perché magari lavoravano in una chiesa cattolica. Altri viceversa lamentavano il fatto che non si sentivano degni di prendere parte alla comunione durante la messa. Ebbene, il vescovo ha ammesso che effettivamente tutto quello che aveva sentito gli aveva toccato il cuore. Bene, quell'arcivescovo da un punto di vista pubblico viene considerato un conservatore, anzi una persona che di fatto in passato è sempre stato contro il matrimonio delle persone dello stesso sesso, e nonostante ciò ha mostrato una grande accettazione nei confronti di quel ministero. Nel 2014 il prete di quella parrocchia, ma anche la persona incaricata di quel ministero, ha scritto una lettera all'arcivescovo Habama in Nigeria, nel quale si diceva che non c'era nessun terreno morale per poter criminalizzare appunto il matrimonio omosessuale. Quindi hanno chiesto a quell'arcivescovo lì in Nigeria in che maniera la Chiesa Cattolica lì potesse in qualche modo fornire una cura pastorale per le persone che magari venivano minacciate per via della loro condizione, e si erano chiesti se appunto la conferenza nigeriana di vescovi potesse in qualche modo denunciare appunto il trattamento disumano che ricevevano appunto gli omosessuali. Non hanno ricevuto nessuna risposta a quella lettera, però. Bene, qui a Roma poi l'anno scorso ha avuto luogo il sinodo straordinario per la famiglia, e il nostro gruppo quindi ha creato un panel che ha coinvolto le persone LGBT, i vari genitori, nel quale appunto hanno potuto parlare delle loro storie. E il giornalino dell'arcidiocesi ne ha parlato, circa 50 persone hanno preso parte a quell'evento, e in un'intervista il prete ha affermato, e cito: l'insegnamento della Chiesa può o forse può anche non cambiare nel corso del tempo. Però questo francamente non è un qualcosa che posso modificarla io stesso, non ci posso fare nulla. Però per quelle persone che sono state rifiutate per così tanto tempo e tenute al margine, ebbene la prima cosa che possiamo fare è di creare un'atmosfera che in qualche modo cerca appunto di coinvolgerli e di dargli il benvenuto. E poi c'è stata anche una manifestazione, una Pride Parade, con anche il simbolo della parrocchia. Tra l'altro il gruppo ha aiutato anche altre comunità parrocchiali della città, che anch'esse hanno preso parte a questa parata del Pride, dell'orgoglio omosessuale. 25 parrocchie, incluse anche due parrocchie cattoliche, quindi hanno marciato con lo stendardo della loro chiesa. Qui vedete appunto gli stendardi della Chiesa Cattolica di San Matteo, di San Paolo. Bene, a questo punto quindi mi chiedo, francamente, perché la parrocchia di San Matteo ha avuto così tanto successo con l'LGBT, con il loro ministero? Quali sono gli elementi di successo? Senza dubbio sono tantissimi, e alcuni senza dubbio li ho già scoperti, altri forse ancora devono essere scoperti, però senza dubbio mi sono accorta di alcuni elementi che contraddistinguono la loro situazione, e che tra l'altro sono presenti anche di altre parrocchie molto vibranti da un punto di vista di attività. Bene, la diversità, il coinvolgimento, la comunicazione con i vescovi, quello era un elemento fondamentale, molto importante. La leadership. Il prete di St. Matthew, San Matteo, devo dire che è un prete che riceve un grande apprezzamento come leader all'interno della comunità, è molto impegnato per quanto riguarda la giustizia sociale, sostiene molto il gruppo, prende parte continuamente a quello che fa, ci sono dei leader molto forti, alcuni sono eterosessuali, altri sono invece lesbiche o gay, però comunque il gruppo, e questo è l'elemento importante, ha una fortissima leadership. Il secondo elemento importante riguarda proprio la diversità, perché la parrocchia stessa, da un punto di vista squisitamente culturale, anche razziale, è veramente molto variegata. Il gruppo stesso, il gruppo di lead, è anch'esso molto diversificato, con eterosessuali, gay, lesbiche, transessuali e così via, transgender.
Il terzo fattore positivo, appunto, è il coinvolgimento della parrocchia, perché il gruppo LEAD ha potuto, appunto, cooperare con tutti gli altri gruppi della parrocchia, fianco a fianco. E tra l'altro questi altri gruppi loro stessi sostengono il gruppo LEAD e i loro vari eventi, per cui c'è stata questa fertilizzazione, questo effetto positivo che andava da e verso i vari gruppi all'interno della parrocchia. Il quarto elemento positivo è che questo ministero, ma anche altre attività svolte da altre parrocchie gay friendly all'interno degli Stati Uniti, avevano un dialogo molto attivo con i vescovi della diocesi. In alcuni casi c'era un dialogo tra il prete e il vescovo locale, in altri casi viceversa il vescovo stesso si era incontrato non solamente con i vari preti della diocesi, ma anche con gli appartenenti delle parrocchie stesse. E devo dire che questo forse è il contatto migliore, quello con le persone stesse, perché consente al vescovo di imparare quanto sia forte la fede delle persone che stanno in quella parrocchia. Inoltre dà agli appartenenti di quella diocesi anche una rassicurazione che vengano accettati non solamente dal prete, ma anche dalla gerarchia ecclesiastica, dal vescovo stesso. Quindi, in conclusione, bene, nel descrivere queste cose delle quali ho parlato, ovviamente ho potuto parlare solo di alcuni elementi, una breve panoramica di alcune cose che sono state fatte, appunto, in questo progetto negli Stati Uniti. La mia speranza è questi ministeri, che queste attività cresceranno non solamente ovviamente negli Stati Uniti, ma anche un po' ovunque in tutto quanto il mondo.